Grave. Godersi la società, pascersi nella società, nella pseudo società, specialmente quella attuale, che è fondata su un'antitesi, in Italia doppia antitesi a quello che si potrebbe definire la civiltà dell'essere, in pratica perché è tutta omologante, massificante, ed è fatta proprio come l'estranità di un allevamento di ominidi, tesi a superare l'umano non come superuomo, ma come all'opposto, come quella disumanizzazione, la macchina, la mercificazione, il tradimento, poi la travisazione e infine la negazione dei principi, dei valori, che sono quelli di quel connubio difficile, di quell'equilibrio dinamico tra spirito e materia nell'uomo, nell'essere umano su questo pianeta, quindi secondo natura. Ecco, magari pascersi nella natura umana, nella natura terrena, nella natura, sarebbe effettivamente una realizzazione, ma farlo in una pseudo società artificiale, sofisticata, estrema dispersione rispetto anche a quello che potevano essere le ideologizzazioni, porta in effetti l'uomo a essere qualcosa di estraneo a se stesso, di contrario alla natura, a se stesso, alla via, alla verità, alla vita, anche meno, insomma. Ora succede questo, che pascersi, dicevo, godersi questa società e tutte le sue forme, parliamo delle forme di divertimento, sembra quasi, è qualcosa di peggiore che godersela nel paese dei balocchi di Collodi. Perché noi ci troviamo quindi ad essere distratti al punto tale da disperderci, detta in questa maniera, dispersione, diabolon, eccetera, diaballo. Sta di fatto che, faccio un esempio, parafrasando una chicca biblica dell'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni proposito sotto il cielo, un tempo per piangere, un tempo per ridere. E noi diciamo, c'è un tempo, per esempio, facciamo un esempio di questa, uno dei tanti esempi, purtroppo, di questa godersi la decadenza, c'è un tempo per correre appresso alle femmine e c'è un tempo per capire se e quanto o quando ne valga la pena. Succede che da ragazzi uno si diverte pure e ancora un'affinità con la natura nel trovare per un maschio, per trovare una compagna, ma soprattutto ha a che fare anche con questo correre appresso alle femmine, anche con una vita sociale dedicata proprio a dove si possono ancora affermare dei valori, e dall'amicizia, dal gruppo, dalle persone che come te, dai giovani appunto, quindi questo festeggiare la vita, e non sto qui a dire anche alla ricerca di un'affermazione con una persona complementare a te, di cui tu sei complementare, insomma, tutte queste cose, può ancora andare bene, e ci sta bene anche il divertimento, per carità. Fatto sta che il divertimento comincia a non valere più il prezzo quando si fa una certa età, quando si acquisiscono una certa consapevolezza, una certa coscienza, quando si hanno delle responsabilità come, so, come un sacerdote, come un ministro, un insegnante, ma a maggior ragione un marito. Ovviamente il discorso che sto facendo da parte maschile si può reiterare e riproporre da parte femminile. Sta di fatto che questa responsabilità, ma anche questa presa di coscienza, che anche quella mera che accompagna, diciamo, l'età, l'avanzare dell'età, renderebbero quantomeno ridicolo correre appresso alle donne, stare ancora lì, diventa degradante ridurre l'intelletto a delle funzioni da mandrillo, da scimmia, ecco il pianeta delle scimmie e tutto il resto, renderebbe ridicolo, sembra addirittura patetico questo atteggiamento. Ciò non vuol dire che uno non apprezzi la donna, anzi, a maggior ragione magari si apprezza una donna anche come persona, non soltanto come, come dire, funzione sessuale o come apparato
come macchina da sesso, eccetera. Ma diciamoci la verità, il paese dei balocchi denigra veramente, baca le persone, quelle che ci credono soprattutto e quelle che ci si lasciano trasportare senza pensare. Il pensiero, la filosofia elevano l'uomo, così come l'amore, quello vero, eleva, nobilita la donna, ed è una nobilitazione vera, non come quella del lavoro che nobiliterebbe lo schiavo. Ma anche in quel caso comunque c'è chi si affida a un padrone e magari, ecco, anche se in maniera inconscia, certi valori quantomeno li vive, li campa. Sta di fatto però che quando poi oltre all'età ci si mette il matrimonio e la responsabilità del marito, magari anche di padre, la cosa già ridicola o patetica diventa troppo denigratoria, diventa un delitto contro, non solo contro se stessi, contro anche altre menti, contro l'intelletto, contro la vita, contro la natura stessa. Ben venga l'incontrare, io sono sempre disposto a sorprendermi, perché la sorpresa, cioè la capacità di stupirci è una delle cose che ci rende filosofi, ma mi stupirei molto del trovare una donna filosofo. Sì, c'è una filosofia inconscia in tante persone che sanno vivere e dalla vita hanno imparato l'esperienza, ma addirittura mi sto cominciando a meravigliare se quando trovassi al di fuori di quelle che posso contare sulle dita degli uomini filosofi. E perché? Perché abbiamo a che fare con un allevamento, con un pollaio. La fiaba del ricercatore che faceva vedere la cicogna in questo pollaio dove era insulso stare, non aveva senso, cioè, ma quello è il posto migliore? No, probabilmente non è il posto migliore, il fatto che quello sia il posto migliore della nave dove mettere una cicogna significa che quella nave è inguaiata dal punto di vista della cicogna, cioè bisogna effettivamente riconsiderare le origini, le basi, ecco perché l'ultimo baluardo della civiltà, del senso stesso della civiltà, viene ancora oggi denigrato. Perché non si vuole la civilizzazione, non si vuole la liberazione dell'essere, non si vuole il pensiero dell'uomo, non si vuole quindi la sua filosofia. Non la vuole chi? Che cosa? Ciò di cui non si può parlare male. Ciò che comanda, ciò che vuole gestire un gregge, non un branco di uomini, e neanche un uomo in sé, non si può gestire un uomo in sé. La libertà, che cos'è la libertà? Il principio della libertà, il fatto che un uomo sia dipendente, su questa terra non si è liberi, si è dipendenti dal pianeta, si è dipendenti dallo spazio-tempo, si è dipendenti da chi ci crede, da Dio o dal divino, ma essere dipendenti da un sistema vuol dire che questo Dio non è Dio, che c'è qualcuno o qualcosa di fin troppo materialista, di fin troppo di inferiore, che pretende di abbassare qualsiasi cosa, qualsiasi scintilla di intelletto, di negarla, di opprimerla, di annichilirla, pur di gestire una massa. E in questa massa c'è il paese dei balocchi. Per questa massa, scusate, c'è il paese dei balocchi, che non fa altro che una funzione, come anche la finta rivoluzione. Tutte le finzioni, certo, il mondo è un teatro. E più per meno, se consideriamo che la finzione in un mondo, nella verità, è una finzione, la verità nella finzione, attenzione, è finzione. Quindi non bisogna essere veri per la finzione, bisogna essere veri e basta, veri per la verità, ed è una verità. Allora, paradossalmente, in questo mondo c'è anche una salvezza per chi non è, per chi è ignorante come me, ed è la finzione della finzione che porta alla verità. Del resto, tanta gente che si gode la vita, unghie finte, com'era quella cosa, ciglia finte, trucchi, e tanta gente che si gode la vita probabilmente non ha interesse con tutte queste cose finte alla verità. E allora bisogna fare in modo che venga trovata, non offrirla
palesemente, palesemente offerta è una verità nella finzione che è una finzione. Una finzione nella finzione, quindi non offrendola palesemente, lasciando che siano gli echi interiori di qualcuno a trovarla, porterebbe questa verità a chi è capace di capirlo o a chi è degno. E magari può anche insegnare qualcosa. Ave.